Il quartiere di Pianura avrà un nuovo istituto scolastico di istruzione secondaria e questo è il risultato del protocollo d'intesa siglato oggi nella sala Borsellino di Palazzo Matteotti dal presidente Antonio Pentangelo e dal sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, alla presenza dell'assessore provinciale alle politiche scolastiche Maurizio Moschetti, del presidente del consiglio provinciale Luigi Rispoli e del consigliere provinciale Livio Falcone. Questo protocollo, ha affermato il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, è un segnale importante. In un momento di crisi economica, infatti, si sceglie di investire nella formazione scolastica in un quartiere della nostra città. Sindaco, anche Pianura avrà la sua scuola superiore, un'importante iniziativa, un importante progetto per tutto il territorio. Sì, un bel protocollo tra il Comune di Napoli e la provincia di Napoli. In un momento di crisi continuano a investire sui servizi essenziali, tra questo le scuole. Ci siamo divisi i compiti, l'abbiamo fatto insieme, una collaborazione con tutte anche le forze politiche del Consiglio provinciale e del Comune di Napoli, un bel messaggio per un quartiere importante della nostra città. Si scrive ulteriormente una pagina di collaborazione istituzionale, questo è un bel segnale, ce lo siamo sempre detti, quando si riesce a lavorare insieme si fa meglio. E poi certe volte ci si divide su alcune cose, ma in questo caso c'è stato un passaggio importante insieme, Comune e Provincia, per la scuola della nostra città, per i nostri figli, per i giovani. Era assurdo, ha sottolineato il presidente Pentangelo, che un'area abitata da oltre 100.000 persone, come quella di Pianura, non avesse un istituto di secondo grado. Siamo un ente vivo, dinamico ed efficiente, che con questo investimento dà una risposta concreta alle esigenze del territorio. Il sindaco sottolineava un rapporto di collaborazione che abbiamo avuto finora ed è il rapporto che abbiamo con gli altri 91 comuni della provincia di Napoli. Oggi in maniera di particolare soddisfazione noi sottoscriviamo un protocollo che dà a Pianura la giusta dignità e quindi dà a quella zona della città così importante un edificio scolastico che mi auguro sia il primo di futuri che potranno seguire. La collaborazione con il comune si è già avuta, ormai non mi sorprende più ed è la stessa che abbiamo incontrato con Comune e Regione in altri eventi del passato ed immagino che questo per i cittadini della nostra provincia e della città di Napoli sia una fortuna non da poco. La provincia investe 9 milioni di euro in questa scuola, tre piani, tre piani, 25 aule, una palestra e un auditorium che saranno patrimonio della città di Napoli e che quindi la potrà utilizzare anche per tutte quelle funzioni sociali che indubbiamente quella zona richiede a gran voce. Probabilmente a tanti ragazzi sarà consentito andare a scuola a 100 metri da casa o a 500 metri da casa e non a chilometri di distanza, quindi insomma una buona pagina e che mi auguro faccia anche riflettere i cittadini sul ruolo reale, propositivo e concreto che la provincia di Napoli ha sul suo territorio. Assessore Moschetti, nonostante le difficoltà la provincia va avanti, oggi giornata importante, protocollo per l'apertura di un nuovo istituto in un quartiere particolare come quello di Pianura. Sì, giornata importante, abbiamo siglato questo protocollo d'intesa tra provincia e comune, dove ci impegniamo a realizzare una scuola secondaria in un'area difficile come quella di Pianura, area carente per l'istruzione secondaria, quindi oggi andiamo a rafforzare e a garantire anche a Pianura quello che è un diritto fondamentale della persona, che è il diritto all'istruzione e alla cultura. Consigliere Falcone, lei è eletto nel quartiere di Pianura, consigliere provinciale, l'importanza per Pianura di questa nuova scuola, di questa intesa tra comune e provincia? Sì, io sono stato un po' un incubo per il presidente della provincia e per il sindaco di Napoli, che ringrazio per la disponibilità massima, un po' un incubo perché ho patito sulla mia pelle quello che significa, essendo nato e cresciuto a Pianura, quello che significa non avere un istituto superiore sul proprio territorio e dover, per poter studiare ed emanciparsi, andare in altri quartieri. Da oggi invece e fra qualche anno finalmente col completamento dei lavori siamo partiti con le procedure espropriative, i giovani di Pianura potranno studiare a Pianura, che non ha mai avuto una scuola superiore, tra i quartieri più giovani d'Europa e che avrà un istituto che conterà 45 aule, un auditorium con una capienza per 200 persone, due palestre, una scoperta e una coperta e l'apertura anche di via Trovatore, una strada di collegamento su via Padula. Strutture che oltre la scuola saranno utilizzate da un territorio che ha fame di partecipazione e coinvolgimento. Consigliere Nonno, giornata importante soprattutto per il quartiere di Pianura. Sì, questo è un progetto che parte circa 7-8 anni fa. Lo iniziò a seguire l'assessore Nunez Buonanima, lavorammo insieme in consiglio comunale e ci fu un ottimo lavoro fatto tra comune e provincia, già allora.
oggi la Giunta Pentangelo riesce a portare a termine e dare l'inizio finalmente a questi lavori. Il quartiere aspettava da anni questa scuola, perché ricordo a me stesso e chi ci ascolta che un quartiere con circa 90.000 abitanti non ha una scuola superiore. Questa è una grande risposta che le istituzioni riusciranno a dare al territorio di Pianura, che è stato visto fino ad oggi soltanto come un quartiere di periferia. Oggi diventerà un quartiere centrale anche nelle istituzioni scolastiche.